Indivisa da una soluzione. Perché? Pietro Zioni e Margherita Caiba per la donazione, ragazzi. Patrizia, ti facciamo tornare qui, anche perché venite, ragazzi, venite a raccogliere ancora il meritatissimo applauso. Pietro, prima di livello europeo della disco dance, nel primo posto nella modern jazz, a livello mondiale è arrivato anche lì primo nella show dance, insomma, ha fatto un certo tipo. Quanti anni hai? Ok, a 9 anni potrebbe già finire qui la carriera e avrebbe una bacheca di successi straordinaria. Evidentemente non la finirà qui, ma sarà soltanto l'inizio. Margherita, oro europeo e argento mondiale? Quanti anni hai? 9, ragazzi, che dire. Un inno alla gioia, complimenti, complimenti di cuore. E grazie anche per averci regalato questa esibizione spettacolare. Buon viaggio, sicuramente. Buon viaggio. Zironi e Margherita Caiba. A questo punto, Patrizia, torniamo a rivivere quello che è stato lo sport grazie a campioni di cosa facciamo in più quest'anno? Quest'anno facciamo in più degli sport all'aperto, quindi le società sportive mi hanno dato la disponibilità per uscire un pochino fuori dalle conseguenti palestre, dagli impianti, e cercheremo di animare le piazze, i parchi con uno sport per tutti. E qua vorrei mandare davvero un messaggio a Andrea Cargioli, nominato, però è in Sudafrica adesso, perché sta partecipando ai campionati mondiali di hockey subacqueo, che è una cosa insolita. Facciamo un applauso anche se lontanissimo, e quindi facciamo un tifo per lui. Ci sono genitori? Assolutamente sì, un grande un bocca al lupo. È citato il judo, e allora vorrei chiamare con me due campioni straordinari di questa disciplina, che in due epoche diverse hanno fatto qualcosa di straordinario. Erika Barbieri e Franco Novascoli. E per il canottaggio Roberto Zannini e Alessandra Boia. Parliamo di quattro testimoni davvero straordinari, partendo dall'ultima che ha, come dire, abbandonato il tatami, Erika Barbieri, che ha rappresentato la Spezia alle Olimpiadi di Londra 2012, una carriera straordinaria, mi ha portato anche un riepilogo di quelli che sono i titoli che ha conquistato. Se avete tempo fino al pomeriggio posso anche elencarli tutti, se no sintetizzo: 5 ore assolute in Italia, uno agli europei avviene nel 2010, mondiali militari, davvero una attività straordinaria. Oggi la vedete con la divisa dei carabinieri, ringraziamo ancora Comandante Marello e tutto il corpo che ci ha consentito di averla qui con noi oggi. È partita una seconda fase, oggi ti dedichi a questa seconda missione della tua vita, a questa seconda vocazione, però devo dire, insomma, hai portato la Spezia in giro per il mondo in una disciplina che è l'emblema di come passione, forza di volontà, spirito di sacrificio siano fondamentali per ottenere i risultati. Sì, nel judo, devo dire, come in tutti gli altri sport, perché penso che i sacrifici e l'impegno profondo siano ugualmente richiesti in qualsiasi sport, soprattutto quando poi ci sono degli obiettivi così grandi. A proposito, vorrei dire ai ragazzi, fatto esempio agli atleti, di sognare, di darsi degli obiettivi grandi e di non spaventarsi quando si porteranno dei sacrifici, quelli sono reali, quindi l'impegno che ci vuole è tanto, è quotidiano ed è veramente reale. Arriverà il giorno in cui si accorgeranno di poter superare i propri limiti, senza inganni e senza, diciamo, scorciatoie. E in quel giorno capiranno che si può raggiungere i propri obiettivi e anche i propri sogni che potrebbero diventare reali. Di non scoraggiarsi e continuare con l'impegno. Messaggio straordinario. Pensate in grande e non spaventatevi del sacrificio, così come non si è spaventato Franco
che è stato, mi piace ricordarlo, la cintura nera più giovane d'Italia, e nel 1973 è andato a conquistare una medaglia di bronzo ai campionati europei di judo. Tu il sogno grande te lo sei fatto. Sì, me lo sono fatto, e voglio dire a questi ragazzi qua che è vero, lo sport per arrivare a un certo risultato, il sacrificio, bisogna rinunciare a tantissime cose. Ma è anche vero che deve essere divertimento, cioè bisogna partire con la voglia di divertirsi, non col pensiero di diventare un campione, proprio per divertirsi. E voi che siete qua lo dimostrate. Grazie Franco, bellissimo messaggio anche questo. Vedete che con l'aiuto di questi campioni straordinari stiamo riuscendo a sintetizzare quelli che sono tantissimi valori dello sport. Io ho occasione spesso di ricordarlo, le istituzioni, così che si sono presenti al sogno. Pensate a questi due canottieri che nel 1984 il loro sogno lo hanno realizzato andando a Los Angeles, Olimpiadi nel 1984, Alessandra, che ricordo, la prima finale femminile conquistata da un equipaggio italiano. Sì, è stato un momento importante, non solo per me, ma ah ecco, ci siamo portati la tacca. Ma anche proprio per il mondo del canottaggio, il mondo femminile, perché per la prima volta un equipaggio femminile ha partecipato alle Olimpiadi di canottaggio. Attualmente faccio ancora sport perché sono insegnante di educazione fisica, insegno alla canottiera di Bologna come avviamento allo sport e partecipo agli Special Olympics con i ragazzi, per cui sono passato un altro livello di sport, ma sempre molto importante, interessante e emozionante. E molto arricchente, credo. Grazie Alessandro, di cuore. Allora, Roberto, bravo, mi permette di ricordare anche un altro spezzino, Doc, che non è qui, ma vi saluta, lo abbiamo sentito in questi giorni, attualmente sta allenando la Polonia in vista delle prossime Olimpiadi. Parliamo di Beppe De Capua, altro spezzino che nel canottaggio, insomma, ha fatto una cosa importante, se non sbaglio era il vostro DP. Ricordo hai con l'Olimpiade, andasti a riserva, ma fu, insomma, grande esperienza, perché è stata un'esperienza per un ragazzo giovane bellissima, per un ambiente di una vita di sacrificio, comunque ti apre poi la strada per la vita dopo successiva, che ci sarà un lavoro, una professione, quindi il sacrificio che hai dedicato al tuo gioco iniziale, perché giustamente per me lo sport deve essere a uno scopo sociale e l'attività dei giovani inizialmente deve essere sempre divertimento, dopo ti aiuta a capire che la vita poi è un po' meno divertimento, più sacrificio, e da lì secondo me troverai gli spunti, di questi ragazzi per poter raccogliere anche nella vita successi e soddisfazioni. È un buon allenamento per andare preparati alla vita di tutti i giorni, questo è anche lo sport. Grazie di cuore a Norberto Zannini, Alessandro Morio, Franco Mascone e Erika Barbieri, grazie di cuore. Angelo Molinari con noi, Staffetta, Assessore Sacconi, ci lascia il presidente del Banco, che ringraziamo di cuore e ci permetterà di consegnare i prossimi riconoscimenti. Direi, se sei d'accordo, rimani qui con me, perché guarda un po' che scaletta che abbiamo preparato. Ci penso io. Parliamo di kickboxing, in particolare di MMA Light. Con noi due atleti che hanno conseguito risultati importanti a livello internazionale, Giacomo Jacopini e Marco Esposito. Poi parliamo di pesca sportiva, il italiano Michela Martini. Canoa, per la marina militare, con noi Marlene Ricciardi. Lo date al presidente che così lo consegna ai nostri atleti, eccoli qua. E allora, intanto complimenti a Giacomo e Marco. Giacomo, medaglia d'argento al campionato del mondo in Moldavia, e Marco, prossimo atleta azzurro agli europei in Ucraina. Ti facciamo un grande in bocca al lupo, certo che a breve avrete un collegiale, quindi in bocca al lupo per questa occasione speciale. Abbiamo trovato tanti atleti che nell'anno in cui la Spezia è la città europea dello sport si giocano qualcosa di davvero prestigioso.
Complimenti a Michela, che è campionessa del mondo di surfcasting, se non vado errato, e che è tesserata per la Golfo dei Poveri della Spezia. E poi Marlene Ricciardi della Marina Militare, bronzo ai mondiali sprint di Vienna e argento ai mondiali under 23 negli USA, due ore a livello europeo, tra l'altro insieme a Valentina Razzauti e Alice Panato. Ragazze, per voi che cos'è lo sport e che annata è questa? La mia è un'annata un po' particolare. Sono uscita... è difficile riuscire a rimanere negli anni sempre sulla cresta del mondo. Bisogna imparare a non dimostrare agli altri, ma a noi stessi, che lo sport deve essere divertimento, bisogna divertirsi. Quest'anno sarà una grande rivincita per me, perché ho bisogno di rimettermi in gioco. Bel messaggio anche questo, in bocca al lupo di cuore, Presidente, consegniamo a Michela questo riconoscimento. E invece ragazzi, come detto, per voi quest'anno? Appunto, come già detto, ci sarà l'ingresso nazionale, quindi penso che sia uno degli anni più importanti per me, e lui sarà il secondo anno nazionale, quindi... Cosa puntiamo? Al campionato europeo e al campionato italiano. Bocca al lupo, dateci vento, come si può dire. E invece per la Canoa, quest'anno che anno sarà? Un anno importante perché si terranno i campionati del mondo assoluti in Bosnia. Speriamo di arrivarci e poi avere i campionati italiani e basta. E basta, ha detto basta. Tra l'altro dovete tenere presente che noi oggi citiamo soltanto i riconoscimenti internazionali, perché della serie di titoli tricolori che conquistano quasi non ci interessiamo, ma ovviamente tutti gli atleti che state scoprendo minuto dopo minuto sono pluricampioni a livello nazionale e che ovviamente invece poi escono dall'Italia e fanno qualcosa di importante a livello internazionale. Consegniamo, Presidente, anche a Marlene Ricciardi il grazie della città della Spezia, con un grandissimo in bocca al lupo per chi arriva la prima volta in azzurro, per chi si vorrà prendere una rivincita e per chi vorrà continuare a conquistare successi. Grazie di cuore a tutti e quattro. Presidente, ti faccio accomodare perché il quinto campione, prima di premiarlo, vogliamo essere sicuri che insomma abbia le qualità giuste. Sto scherzando, ci regala un'esibizione. E allora parliamo di pattinaggio artistico. Lei è la campionessa europea in coppia a livello juniores, a Ponte di Legno ha portato a casa un titolo straordinario, tesserato per la Skating Luna Elena Pagliaro. Giancarlo Barberis, che è presidente del Museo dello Sport della Spezia, è stato un grandissimo velista, pezzo del campionato del mondo nel 1970. Chiediamo a te di consegnare questo riconoscimento a Elena, che è campionessa europea nell'artistico a livello juniores, nel singolo ha vinto la Coppa Italia, e mi auguro insomma che quest'anno per lei possa essere un anno speciale. Che anno è il 2016 per te? E che tutti i sacrifici vengano come sempre ripagati. Il pattinaggio è una di quelle discipline dove devi provare, riprovare, riprovare alla ricerca della perfezione. Ci vuole tanta passione e tanta anche voglia di migliorarsi sempre in ogni dettaglio. Sì, molto. Cioè, bisogna avere pazienza e sapere che ogni giorno bisogna allenarsi, se no non si hanno risultati. Non esiste una scorciatoia, lo ricorda Erika Barbieri, solo con l'impegno e l'allenamento si riesce ad arrivare a questi livelli. Congratulazioni di cuore, grazie Erika. E invece, insomma, a chi oggi è presidente del Museo dello Sport, tra l'altro sul canale YouTube del Museo dello Sport vedrete integralmente questa bellissima giornata, questa bella cerimonia. Che messaggio vogliamo dare a questi ragazzi che fanno sport e a quelli che si avvicinano allo sport?
Io direi che lo sport veramente è formativo per il carattere, quindi i ragazzi si devono impegnare e vivendo l'ambiente sportivo possono crescere anche per la vita futura. Soprattutto però penserei anche alla memoria, cioè in questa occasione vorrei chiedere a tutti coloro che hanno materiale fotografico di alcun genere che può andare su internet, sul web, oppure può essere, diciamo, restituito anche il materiale, se sarebbe importante che lo desse al Museo dello Sport, che ha la sede qui al Palazzo. Messaggio che sottoscriviamo, perché nell'anno di Città Europea dello Sport è anche bello contribuire a far diventare ancora più grande, ancora più ricco l'archivio del Museo dello Sport, che è la memoria, che è quello che poi rimarrà per sempre a certificare quello che i campioni spezzini hanno saputo fare in giro per il mondo. Speriamo che questo 2016 arricchisca l'archivio di tanti tanti cimeli e ricordi. Qui la sede del Palasport Magliotti, ricordatevi di contribuire portando qualche vostro ricordo sportivo. Grazie di cuore a Giancarlo Batteris. E a questo punto, Patrizia, ti faccio tornare perché abbiamo ancora, anzi vorrei anche chiamare il presidente Lupatelli qui con noi, perché abbiamo ancora alcuni atleti davvero straordinari e ci piacerebbe ci aiutasse a consegnare questi riconoscimenti. Parliamo di nuoto e lo facciamo con Andrea Bianchi e Cristian Faure. E poi in vela con Cicco Greco con la Spezia, sono con noi, che è l'istruttore Michele Lancioni, Matteo Alessandro Cristiano Giannetti e ancora Danilo Apello della Mira e Attivo Coro. Eccolo qui in divisa Andrea e Cristian. Andrea Bianchi che ha vinto la Coppa Lerner nel 2014, secondo nel 2015 nel nuoto di fondo 5-10 km, ha vinto due volte la Coppa Byron qui a Spezia, oro ai Giochi del Mediterraneo nella 5 km e quest'anno ha partecipato, eccoli qua, alla prima Coppa del Mondo, vero? Andata? Coppa del Mondo è stata un'esperienza, una bellissima esperienza, è stato l'intesimo, comunque c'erano i più grandi atleti del mondo, quindi come prima volta è andata, diciamo, decisamente bene. In Argentina tra l'altro nei fiumi, se non sbaglio? Sì, nel fiume Rio Negro, a Viedma, una gara un po' particolare, tantissime correnti, è stata una bellissima esperienza. Il 2016 cosa ti proporrà di prossimi appuntamenti? Sono tornato ora, ho fatto una gara di Coppa Lerner in Israele, sono arrivato ottavo, anche lì c'erano dei grandissimi atleti a livello internazionale. Nel 2016 ci sono i campionati europei, oltre ovviamente alle Olimpiadi, ma quello è già cosa fatta per il nostro sport. Ci sono gli europei, vanno in tre per ogni specialità 5-10-25 e proverò a qualificarmi in tutti i modi. Dal presidente Lupatelli per Andrea Bianchi. Il grazie di La Spezia 2016 Città Europea dello Sport, benissimo invece vicino a Cristian, vincitore della Coppa Come nella 10 km a Cipro, ha partecipato agli europei giovanili in acque libere e il 2016 cosa ti propone? Noi gli europei e i giovanili. Da vincere? Magari. Dove? Mondiali in Olanda e europei in Croazia. Perché? Ci si avvicina a uno sport così faticoso, 10 km in acque libere, in mare, dovete sapere insomma che non sono uno scherzo. Come nasce la passione? Ma ho iniziato con i 1500, ho provato proprio i 5000, ma anche non sono arrivato per i 10 km. Chissà, potresti anche arrivare poi alla disciplina ancora superiore? Si può. In bocca al lupo, da parte del presidente Lupatelli, il riconoscimento di questo anno speciale per la città della Spezia, il circolo vento della Spezia, che abbiamo qui con noi? Abbiamo Michele Mancioni, istruttore del circolo vento. E i ragazzi? Due ragazzi della squadra turistica, non sono presenti l'Attilio Borio che rappresenta il circolo e prova la qualificazione dei campionati mondiali europei dalla prossima settimana. Vi facciamo un grande bocca al lupo, mi piace ricordare che Matteo Balestrieri e Cristiano Giannetti hanno vinto l'argento al campionato europeo Menges 24 in Ungheria, sono stati quinti nel campionato mondiale del Torre. Danilo Lapietra di Maria, campione del mondo della DD,
a Napoli e a Pino Boro, come ricordavi, qualificato per i campionati asiatici Optimist del 2015 in Qatar, adesso è in preparazione. Facciamo un grandissimo bocca al lupo ai vostri atleti di punta, ma soprattutto il drappo di Città Europea dello Sport della Spezia per il circolo che porta in alto il nome della città. Grazie di cuore ragazzi, grazie a tutti, vi lasciamo tornare in tribuna perché abbiamo, Patrizia, un'altra occasione che ci dimostra come lo sport sia anche e soprattutto spettacolo. Ci sono alcune discipline che portate su un palco diventano arte, diventano spettacolo puro. Io ricordo sempre un'esperienza bellissima che è Cataclò, inventata da una ginnasta che, terminato il suo percorso in azzurro, ha avuto questa intuizione e ha portato la ginnastica artistica, la ritmica e le altre movenze dello sport su un palco. È nato così una compagnia teatrale, Cataclò. Sono coloro che hanno fatto la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Torino 2006, abbiamo avuto il piacere e l'onore di averli a Genova 2 anni fa in occasione della festa dello sport, del Ministero dello Sport, perché sul palco alcune discipline diventano davvero spettacolari, come nel caso del Centro Danza Dancing Project. E allora chiamiamo qui in massa i protagonisti della società che si esibiranno per noi, con Manuel D'Amelli, pluricampione italiano e sesto campionato del mondo di street dance. Ci sono Marta Castello, campionessa del mondo di house dance e vice campionessa mondiale in coppia con Nicola De Gondi, e ancora Alessio Costa, vice campione del mondo di singolo, e alcuni ragazzi che partecipano in nazionale vestendo l'azzurro, ovvero Matilde Vincarelli, Alessia Martinelli, Gaia Laboli, Noemi D'Amelli, Giulia Moroni, Alessio Pinarelli ed Erika Lago Marsini. Vi convochiamo tutti qui vicino a noi e intanto aspettando che ci raggiungano con l'assessore cercheranno di coprire, tirare le fila e arrivare poi al punto della finale. Noi chiameremo tutte le società accreditate, è stata fornita la lista. Consegno ovviamente il riconoscimento di la Spezia Città Europea dello Sport, ma anche un drappo ufficiale che consegniamo ad Alessio Costa. Dov'è Alessio? Il campione del mondo, vieni qua Alessio. Allora, a lui che non prende, voilà, perfetto. Prendi per te, prima lo portate in società. Ragazzi, complimenti, grazie per questa coreografia finale, per averci regalato una sigla di chiusura davvero degna della bellezza di questa cerimonia, di questo 2016. Per lo sport speciale qui alla Spezia. Grazie ragazzi, bocca al lupo. Poi devi ringraziare. Allora, giustamente, siccome non è stato fatto nome, ma ci sono due miei colleghi che devo ringraziare per tutto quello che abbiamo fatto questa mattina e per tutto quello che stiamo facendo durante questa splendida stagione, quindi chiamerei qua semplicemente per un nostro applauso personale il mio nome è Davide Di Porto. Nick Falla, guardiamolo qua, non mi vedo più. E poi abbiamo anche Giuseppe Zendalis, da qualche parte del pubblico. Ma per il saluto finale, perché siamo stati sportivi e anche in me abbastanza fatti nei tempi. Presidente Giupatelli, vorrei che mi raggiungesse perché come una sorta di taglio virtuale del nastro, oggi abbiamo dato il via a un anno, il 2016, che siamo certi sarà non solo sportivo, ma anche dentro di gioco, di festa e di risultati per la città. Presidente. Complimenti veramente a tutte le società sportive che hanno partecipato, all'assessore che è stata bravissima, tutto l'amministrazione comunale, complimenti, ci vedremo con l'assessore, ci vedremo con voi a vedere i risultati finali, ripeto, l'8 novembre il Salone d'Onore con il Presidente Giovanni Manolo. Grazie. Grazie Presidente, grazie su Roma, Francesco Lupatelli, grazie a tutte le autorità che hanno voluto citare, anche a chi mi sono dimenticato, grazie a voi, grazie a tutte le istituzioni che ci hanno voluto accompagnare in questa giornata, anche a chi non è riuscito a essere con noi, grazie a voi, Maria Carlo, se siamo stati la regione di Luglia, che si dirà da vicino questa stagione, sarà presente da tutti gli eventi, a Patrizia Santone, assessore allo sport della Spezia, lascio la chiusura e il saluto. Intanto iniziamo con ringraziare